Grazie Presidente. La proposta, come le prime firmatarie sanno bene, è stata molto approfondita durante una commissione patrimonio, anche alla presenza della Presidente Zotta, la Presidente della Commissione Capitolina Scuola, che era stata appositamente invitata con l'assessorato al patrimonio e l'assessorato alla scuola di Roma Capitale. È stata approfondita perché il tema è molto caro chiaramente a questa maggioranza ed è uno dei temi che purtroppo questo Roma Capitale trascina da anni senza alcun risultato. È all'attenzione del lavoro dell'assessorato, è stato all'attenzione del lavoro della Commissione Patrimonio e Scuola, in quanto abbiamo chiesto immediatamente dei dati ai municipi pochi mesi dopo il nostro insediamento, e da lì è partito tutto un lavoro d'approfondimento. La delibera presentata oggi ha il parere negativo degli uffici, e questo è importante dirlo proprio per il fatto che, per quanto condivisibile nei temi, nell'idea, nel progetto, non lo è altrettanto dal punto di vista della sostenibilità giuridica. Se fosse percorribile in questo modo questa soluzione, probabilmente l'amministrazione lo avrebbe fatto prima. Non credo che per un tema così sentito si sarebbe arrivato a far passare così tanto tempo. La questione è molto più complessa e delicata di quanto si sia rappresentata oggi in quest'Aula. Per questo motivo noi come maggioranza, come Commissione Patrimonio, e sicuramente posso esprimermi anche a nome della Presidente Zotta come Commissione Scuola, daremo tutto il supporto agli assessorati competenti affinché si continui nella ricerca di una soluzione che sia sostenibile da un punto di vista tecnico-amministrativo. Tuttavia questa soluzione, come già anticipato proprio durante la Commissione, non può essere percorribile, e come maggioranza ci dobbiamo assumere anche l'onere di votare contro delle cose che, diciamo, con lo spirito avremmo voluto invece votare diversamente. Grazie.